erano più uguali di adesso. Tutto segue quello che sono le linee guida, l'immagine che abbiamo dato in fase di partecipazione al bando. Si presenta ovviamente come un'immagine atta a raccontare la fiera per valorizzarla da diversi punti di vista. Il nuovo sito della fiera, decisamente più adeguato ai tempi, sostituisce il vecchio sito che era oramai andato, era da pensionare, quindi un sito in continua evoluzione, in doppia lingua per ora, ma che a breve sarà tradotto anche in altre lingue, quindi adattato ai tempi, adattato alle nuove circostanze, un prodotto, come dire, di ottima promozione per la fiera. E tra l'altro mette in evidenza una bella cartolina di Arezzo insieme alla fiera. Sì, è il lavoro di un grosso lavoro di shooting che è stato fatto fin dall'estate dalla nuova agenzia di promozione della fiera, quindi particolare cura è stata dedicata all'immagine. È un'immagine, ripeto, curata, univoca, perché tutti i canali social avranno la stessa veste, avranno la stessa linea e quindi delineeranno veramente uno stile Arezzo che non è secondario. Per quanto concerne il sito, abbiamo nella parte alta della pagina, troviamo uno slide di immagini evocative, sono stati fatti diversi shooting fotografici. Quando un social, diversi strumenti comunicano in maniera diversa, non si dà quell'immagine che si vuole dare, quella linearità, quello stile che noi vogliamo invece dare alla fiera e alla città. Questo ci dice che comunque è uno dei canali importanti per la fiera antiquaria. Continueremo in questo lavoro aggiungendo degli altri video e anche con le campagne che stiamo facendo con Fondazione. L'ultima delle quali verte appunto il Capodanno e la successiva edizione della fiera dei primi di gennaio, che abbiamo racchiuso in un pacchetto della meraviglia proprio per proporre alle persone di venire a trascorrere il Capodanno e vedere la fiera di gennaio ad Arezzo. Quindi è un po' un mosaico che stiamo componendo di varie tessere che hanno chiaramente l'unico scopo di far conoscere Arezzo e la fiera, di far arrivare sempre più persone nella città. L'ultimo dell'anno coincide con il giorno dopo con la fiera antiquaria. Il calendario dice questo, ora è una fiera particolare perché l'1 e il 2, e credo che 17 anni fa capitò una cosa analoga, sarà una fiera probabilmente un attimino in ritardo perché ovviamente gli espositori festeggeranno il 31, quindi probabilmente partiremo un po' in ritardo, partiremo in ritardo anche noi con l'organizzazione degli espositori, per cui daremo un paio d'ore in più per posizionare i banchi, vediamo, arricchiremo la fiera con alcune iniziative nostre per renderla comunque appetibile e comunque divertente.